Per il Napoli è emozione da parte sua per l'atmosfera del Maradona, però c'è Mario che ci invita a coinvolgere il nostro prossimo ospite. E già, è proprio così, perché abbiamo il piacere di aprire le nostre linee telefoniche e di farlo con Stefan Schwok. Eccoci, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Studio, buon pomeriggio. Stefan, tu ci andavi in Arabia? Eccoci, Rotroise all'improvviso. Così. Adesso sì. Ecco. Adesso. Apprezziamo la sincerità. Apprezziamo la sincerità. Vabbè, adesso. Rimanendo su questo. Sì. Gli arabi, il coro Schwok, penso che non te l'avrebbero mai potuto fare proprio per una questione morfolinguistica. Sai, in arabo Schwok, sai come si dice. Rimanendo su questo tema, come ti immagini la carriera di Osimhen, che se tutto dovesse essere confermato andrà a giocare in un campionato che non è paragonabile a quelli europei? Ma sai, Latte tira più che altro l'ingaggio. Io penso che lui fino all'ultimo ha tentato di andare in Inghilterra o al Paris Saint Germain, però quando ha visto che il Paris Saint Germain non era più disposto a pagare quelle cifre d'inizio che avevano patuito all'inizio, ormai sapeva che la sua avventura a Napoli in qualche modo era già finita, allora ha dovuto dovrà prendere una decisione veloce, e penso che in questo momento ci sia a disposizione solo quella araba. Stefan, finalmente qui a Napoli è arrivato il tanto atteso Romelu Lukaku. Può questo attaccante essere il valore aggiunto del Napoli e fargli fare il salto di qualità? Beh, deve essere il valore aggiunto, no? L'hanno aspettato talmente tanto, Conte sa come toccare le corde giuste in questo giocatore, ma poi sono arrivati altri giocatori importanti, McTominay, cioè sono arrivati giocatori che possono spostare gli equilibri, ma cosa più importante, sono arrivati giocatori con la mente libera, pensieri negativi dell'anno scorso, alle prime difficoltà abbiamo visto anche Verona che la squadra si è un po' sciolta. Insomma, ci liberiamo un po' dalle scorie negative? Sì, è quello che ho sempre detto, a Napoli devono arrivare almeno 3-4 giocatori nuovi da far sì che facessero capire ad altri che quello che successo non so mai faceva parte del passato e non potevano influire sulle prestazioni di quest'anno. Senti, quale di questi pezzi nuovi ti piace di più? Vabbè, a me mi piace moltissimo. Beh, poi Lukaku, se torna il Lukaku del primo anno dell'Inter, davvero diventa un giocatore devastante. Stefan, io vado un po' fuori tema, perdonatemi, però non resisto a queste cose, perché è qui con noi. Tu sei il miglior marcatore di sempre della storia in Serie B, con 135 gol. Hai fatto ovviamente anche la storia del Napoli con 28 reti, eccetera. Ti chiedo, sei preoccupato un po' per questo Massimo Coda, gioca nella Samp, è a 6 gol di distanza. Ti chiedo se ti dispiacerebbe perdere questo primato che hai da tantissimi anni, che fa di te uno degli attaccanti più forti del calcio italiano. Ma guarda, ti rispondo in due modi. Quando mi hai detto che sei preoccupato, no, perché le preoccupazioni me le portano altre cose, non certo il record di gol della Serie B. Ti sarei dispiaciuto sicuramente, perché è logico che un record fa sempre piacere detenerlo. Però quando uno batte un record bisogna solo dirgli bravo, perché non è mai facile, e bisogna fare i complimenti. Massimo se li merita sia come calciatore che come persona, e perciò sarò il primo a dirgli bravo se dovesse succedere che batta il record, ma finisce lì. Adesso ci sono tante altre cose più importanti. Stefan, ti faccio un'altra domanda, perché voglio sentire il tuo giudizio sulla nuova Champions, su questo nuovo formato, allargando un po' il discorso proprio a che cosa sta diventando il gioco del calcio. Ti piace questa Super Champions? Ma sai, come tutte le novità mette curiosità, poi bisogna vederlo, no? Come sarà l'impatto, se qualche squadra grossa ci rimetterà le penne, magari verrà criticata viceversa verrà esaltata, però la Champions è sempre
molto interessante, molto bella, è di grande impatto, c'è solo da gustarsela. Poi vincerà come sempre magari la più forte, e la fine saremo tutti contenti. Spero che possa, diciamo, aumentare il pathos su certe partite, su certi gironi che magari prima sembravano quasi scontati, con più partite magari se sbagli qualcosa puoi rimediare, ecco, non c'è quella cosa scontata che sei condannato. Do la linea a Ciro perché vedo che sta caricando, vedo loading, vedo che sta puntando. Faccio l'ultima e ti dico, Stefano, so che sei a Milano, l'albergo del calciomercato, che valutazione c'è del mercato del Napoli tra le stanze dell'albergo del mercato? Beh, sicuramente dopo gli ultimi acquisti c'è positività, perché in poco tempo ha speso tantissimo il Napoli, ha preso dei giocatori validi. Fino a 20 giorni fa poteva considerarsi negativo, ma con gli ultimi acquisti sicuramente un mercato positivo, e anche quello dopo la Juve penso che sia una delle squadre che ha fatto meglio. Va benissimo. Stefan, grazie per... E allora Stefan, grazie per essere stato con noi, un calcio alla radio, ha avuto l'onore di avere il